anno liturgico e che ci educa a guardare lontano, cioè alla seconda venuta del Signore che avverrà alla fine dei tempi, impariamo a scoprire che il Signore è vicino. In questo periodo deve essere vissuto da noi come testimoni credibili per il mondo, fiduciosi, senza paura, andando oltre le contrarietà della vita, ma sempre pronti e fedeli a Dio, curando se stessi con una relazione fatta di preghiera quotidiana e l'accoglienza della parola. Saremo sempre pronti ad accoglierlo quando viene incontro a noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Oggi è la prima domenica di dicembre, ma è anche la prima domenica di Avvento. Abbiamo già avuto l'intonazione da parte del gruppo liturgico, ma oggi voglio dirvi soltanto una cosa. Sappiamo metterci in ascolto, perché il Signore parla in una maniera davvero particolare. Siamo all'inizio dell'anno liturgico, lo spiegheremo un momentino dopo, e questo ci consente
di iniziare un cammino, come questa creatura che adesso viene presentata inizierà il cammino da battezzata. E noi siamo qui come famiglia di Dio, come Chiesa, ad accogliere questo dono meraviglioso. Che nome date alla vostra bambina? Per Lara Francesca, che cosa chiedete alla Chiesa di Dio? Cari genitori, chiedendo il battesimo per vostra figlia Lara Francesca, voi vi impegnate a educarla nella fede, perché nell'osservanza dei comandamenti impari ad amare Dio e il prossimo come Cristo ci ha insegnato. Siete consapevoli di questa responsabilità? E tu, madrina, sei disposta ad aiutare i genitori in questo compito così importante? Cara Lara Francesca, con grande gioia la nostra comunità cristiana ti accoglie. In suo nome io ti segno con il segno della croce. Dopo di me anche voi genitori, tu madrina e qualche membro del coro vengono vicino a me. Solo tu? Ecco. Oggi siamo internazionali. Faremo sulla vostra bambina il segno di Cristo Salvatore. Poi come a lei. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con le buone opere al tuo Cristo che viene, perché egli ci chiami accanto a sé nella gloria a possedere il regno dei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. L'invito di questa domenica è di accendere la lampada della fede. Certi che il Signore per noi portatore di consolazione e speranza. Viviamo la legge dell'amore che è pienezza per coloro che sono liberi dalla logica del mondo e saremo sempre pronti e disponibili ad accogliere le regole di vita che piacciono a Dio per un cammino personale di santità. Dal libro del profeta Geremia. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa di Israele e alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla e sarà chiamata Signore nostra giustizia. Parola di Dio. Thank you.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruissimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. A te, Signore, grazie all'anima mia, in te confido. Buono, eletto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua via. A te, Signore, grazie all'anima mia, in te confido. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà, perché custodisse la sua alleanza e i suoi precetti. Il Signore si confida con chi lo teme, li fa conoscere la sua alleanza. A te, Signore, grazie all'anima mia, in te confido. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro per voi, per rendere salvi i vostri cuori e irreprensibili nella santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi. Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù affinché, come avete imparato da noi il modo di comportarvi e di piacere a Dio, e così già vi comportate, possiate progredire ancora di più. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. E donaci la tua salvezza. Secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora verranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze, affanni della vita,
e che quel giorno non mi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà su tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Buongiorno. Allora, vorrei fare una domanda a qualche bambino che ha la forza subito di venire a rispondere. Che cosa significa il verbo attendere? Oh. Un, due, tre, quattro. Venite vicino a me. Cominciamo dalla più grande. Venite vicino qua, vicino a me. Ecco. Col braccio tutto a posto. Questo ogni tanto si rompe il braccio quando va a giocare a tennis. Ogni tanto. Allora, che significa il verbo attendere? Aspettare qualcuno. Abbiamo finito. E tu non me lo sapevi dire che ti sai rispondere. Ah, bravo, è uno. Aspetta, fermelo qua vicino a me. Non ti può. Che significa attendere? Aspettare qualcosa e qualcuno. Qualcosa e qualcuno, questo è da arricchito. Ok, benissimo. Che significa per attendere? Aspettare Gesù. Ah, tu aspetti Gesù? Tu aspetti Gesù? Non so rispondere. Invece tu hai già risposto benissimo, Gloria. Come ti chiami? È perciò che ha risposto bene, che si chiama Maria Grazia. Dottor, buongiorno. Allora, che significa attendere? Aspettare qualcuno o qualcosa? Cupiasta. No. Cupiasta, ma sempre non so passa. Hai il DJ? Sì, sì. Perché io ce l'avevo con me. Già ce l'avevo in me, va bene. Vabbè, non fa niente, non si imbrogliono. Signori, non so se siete d'accordo. Ho voluto cominciare col verbo attendere, perché se c'è una cosa che noi non sappiamo più fare, è il verbo aspettare. Noi abbiamo fretta, noi vogliamo correre, vogliamo tutto e presto. Io scherzando, qualche volta ve l'ho detto anche da questa sede della Chiesa, ho detto noi siamo infettati dalla pizza. Quando voi donne a sera non dite voi che fa cena, chiamate vostro marito, ma viene pure tutto in pizza. E noi abbiamo risolto in 5 minuti, una intornata e una sfornata, abbiamo risolto il problema della cena. Quando andiamo in un posto, supermercato, farmacia,
salumeria, dovunque. Ma ci siamo aspettando adesso perché non è già io. Non sappiamo aspettare. E se c'è una fila, anche negli uffici comunali, noi si teniamo l'amicizia che non vogliamo aspettare. Allora ci trasferiamo dalla porta laterale perché dobbiamo fare subito. Adesso che stiamo celebrando il battesimo, io vorrei domandare alla mamma di Lara Francesca, se avesse avuto questo discorso della pizza, l'indicchio l'avrebbe fatto una figlia. Mamme, quanti mesi dovete aspettare per un figlio? Eh? Ah, lo sai tu. Io avevo parlato con le mamme, ha parlato un figlio. Quanto tempo aspetta una mamma? No, ma non può venire con mamma? No. No, benissimo. Per fare una cosa bella, per realizzare una cosa bella, vedete, 9 mesi di attesa. 9 mesi di attesa. Che cosa stiamo facendo, fratelli? Oggi abbiamo detto comincia l'anno liturgico e comincia proprio con 4 domeniche in cui saremo educati all'attesa. Educati all'attesa che per noi molto più sbrigativamente è Natale. Ma c'è un'attesa, cari fratelli, ancora più profonda, ed è l'attesa di un cammino che noi siamo chiamati a fare. Se posso chiedere, Anna Maria, vuoi andare un momentino all'inizio della lettura che hai fatto tu? Ci sono 2 verbi che possono indicarci, no? Che cosa noi siamo chiamati a fare. Che cosa significa per noi attendere? E soprattutto, vediamo quello che ci hanno detto questi nostri figlioletti. Attendere qualcuno, attendere qualcosa, ma la nostra Maria Grazia, adesso glielo facciamo ripetere, ha detto che noi dobbiamo attendere Gesù. Dobbiamo attendere Gesù. Signori, sentiamo quello che ci ha detto San Paolo. Ascoltate per cortesia, attendete. Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare. Basta così. Che cosa significa crescere? Che significa sovrabbondare? Se questa mamma, nel momento del suo concepimento, ha cominciato un cammino che noi chiamiamo gestazione, gravidanza, chiamiamolo come vogliamo. Il pancino suo è cresciuto, ma quello di più è cresciuta la sua dimensione spirituale. Lara Francesca, l'avete fatto tutti quanti voi, non vi sto scoprendo niente di nuovo, fratelli cari. Lara Francesca, sì, si è nutrita dentro di tutto quello che l'organismo della mamma le ha saputo dare, ma si è nutrita dell'amore, ecco la sovrabbondanza. Non solo crescere, cresce il panzone, ma sovrabbondare. Allora io, se questo lo porto nella vita del cristiano, il cristiano che si educa nell'attesa di incontrare Gesù. Fratelli, attenzione, torniamo alla poesia. Gesù non nasce a Natale. Gesù è nato, punto. Natale ci ricorda un Dio che viene continuamente, un Dio che bussa alla nostra porta continuamente. E se San Paolo ci ha detto che dobbiamo crescere con l'aiuto di Dio e sovrabbondare, è perché noi possiamo affinare
la nostra vita spirituale. L'abbiamo fatto fino a questo momento, certo, Signore, ti ringraziamo, lo dobbiamo fare ancora di più. Dobbiamo diventare ancora più squisitamente cristiani. Ecco, sovrabbondare che significa? Questo senso dell'attesa, ripeto quello che ci ha detto Gesù nel Vangelo, state attenti a voi stessi. Cioè, curiamo noi stessi, fratelli cari, smettiamola di correre dietro le cose inutili di questo mondo. Non vi date alle dissipatezze, alle sciocchezze di questo mondo. Fratelli, quando una mamma, scusatemi se porto questo esempio perché oggi è quello che teniamo sotto i nostri occhi come dono di Dio, quando una mamma mette al mondo un bambino nel portarlo, ma sapete quando rinunzia e non può sentire la puzza della frittura e non può mangiare questo e deve stare attento al profumo, deve stare attento al deodorante, significa stai attento a te stessa, ma soprattutto custodisci quello che stai aspettando nel tuo cuore. Che bello questo. Allora, vedete, il Signore stamattina ci ha delineato e ci ha descritto un cammino che noi dobbiamo fare. E io ve lo voglio augurare, fratelli, con tutto il cuore. Cerchiamo di crescere sul serio. Dio bussa alla porta del nostro cuore e della nostra vita. Bussa alla porta della società. Ma chi lo deve fare? Che non si verifichi. Quello che alla notte di Natale sarà per noi una piccola tragedia nella gioia. Gesù rifiutato perché non c'era posto per lui nell'albergo. Rischiamo che Gesù oggi vuole entrare nel mondo e noi, illusi e come siamo, correndo dietro mille cose inutili, non ci sarà posto per voi. Mi auguro di no proprio. Che brutto Natale sarebbe. Fratelli carissimi, invochiamo la misericordia di Cristo nostro Signore per questa bambina, Lara Francesca, chiamata alla grazia del battesimo, per i suoi genitori, la madrina e per tutti noi battezzati. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore. Ad aspettare attivamente colui che viene e che verrà.
degnamente e con fede. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Noi tutti liberiamoci dalle apparenze del mondo che ci spingono a felicità passeggere e sentiamoci più coraggiosi nella fede, vivendo secondo la verità di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Seguiamo il Vangelo di vita di Gesù e comportiamoci secondo le modalità che ci ha proposto e che sono a lui gradite. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. I genitori, in questo periodo forte di avvento, siano essi prima guida per i figli in azione di bene e in relazione di amicizia sincera. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. La comunità oggi con gioia accoglie un nuovo membro, Lara Francesca, e pregando per lei gli augura una vita cristiana fruttuosa e benedetta da Gesù. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Definiamo un cammino di fede personale, libero da ciò che ci confonde o è troppo dominante nella nostra vita. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. In questa celebrazione preghiamo per tutto il popolo. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Invochiamo l'aiuto dei santi. Santa Maria, Madre di Dio. San Giovanni Battista. San Giuseppe. Santi Pietro e Paolo. San Francesco. Santi tutti di Dio. Possiamo sedere nell'assemblea. Dio onnipotente ed eterno, tu hai mandato nel mondo il tuo figlio per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel tuo regno di luce infinita. Umilmente ti preghiamo, libera questa bambina, Lara Francesca, dal peccato originale, consacrala tempio della tua gloria, dimora dello Spirito Santo. Per Cristo nostro Signore. Ti ungo con l'olio segno di salvezza, ti fortifichi con la sua potenza, Cristo Salvatore, che vive e regna nei secoli dei secoli. L'acqua che useremo è quella benedetta la notte di Pasqua che ci accompagna in tutte le celebrazioni del battesimo. Noi ringraziamo il Signore dicendo ad ogni invocazione: gloria a te, oh Signore. Benedetto sei tu, Dio, Padre onnipotente, hai creato l'acqua che purifica e dà vita. Benedetto sei tu, Dio, unico Figlio Gesù Cristo. Hai versato dal tuo fianco acqua e sangue perché dalla tua morte e resurrezione nascesse la Chiesa. Benedetto sei tu, Dio Spirito Santo. Hai consacrato il Cristo nel battesimo del Giordano perché noi tutti fossimo in te battezzati. Per il mistero di quest'acqua santificata dal tuo Spirito, fa rinascere a vita nuova questa bambina che tu chiami al battesimo nella fede della Chiesa perché abbia la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Cari genitori, la bambina che voi presentate sta per ricevere il battesimo. Nel suo amore Dio le darà una vita nuova e rinascerà dall'acqua e dallo Spirito Santo. A voi, a noi tutti,
il compito di educarla nella fede, perché la vita divina che riceve in dono sia preservata dal peccato e cresca di giorno in giorno. Se dunque in forza della vostra fede siete pronti ad assumervi questo impegno, memori delle promesse del vostro battesimo, rinunziate al peccato e fate la vostra professione di fede in Cristo Gesù e la fede della Chiesa nella quale vostra figlia viene battezzata. Rinunziate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio. Rinunziate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato. Rinunziate a Satana, origine e causa di ogni peccato. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla. In Cristo Gesù nostro Signore. L'ultima domanda a voi. Volete dunque che Lara Francesca riceva il battesimo nella fede della Chiesa che tutti insieme abbiamo professato? Lara Francesca, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cantiamo Alleluia. Nostro Signore Gesù Cristo ti ha liberato dal peccato e ti ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito, unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra con il crisma di salvezza, perché inserita in Cristo, sacerdote, re e profeta, sia sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Amen. Lara Francesca, sei diventata nuova creatura e ti sei rivestita di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità. Aiutata dalle parole e dall'esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Amen. Ricevete la luce di Cristo.
A voi genitori, a te madrina, è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovete alimentare. Abbiate cura che la vostra bambina, illuminata da Cristo, viva sempre come figlia della luce e, perseverando nella fede, vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Il Signore Gesù, che fece udire i sordi e parlare i muti, ti concede di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede a lode e gloria di Dio Padre. Amen. Numero 263, sempre per amore. Presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, Signore, il pane e il vino, dono della tua benevolenza, e fa che l'umile espressione della nostra fede sia per noi bene di salvezza eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per il Cristo Signore nostro. Al suo primo avvento nell'umiltà della nostra natura umana, egli portò a compimento la promessa antica e ci aprì la via dell'eterna salvezza. Verrà di nuovo nello splendore della gloria e ci chiamerà a possedere il regno promesso che ora usiamo sperare vigilanti nell'attesa. E noi, uniti agli angeli e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, che diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. E il Signore Gesù si offre per noi. Rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Il Signore Gesù si offre per noi. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente. Per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati anche della nostra sovrina Lara Francesca, che oggi è liberato dal peccato e rigenerato dall'acqua e dallo Spirito Santo. Tu che l'hai inserita come membra viva del corpo di Cristo, scrivi il suo nome nel libro della vita. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettimi a godere la luce del tuo volto. Di noi particolarmente abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, per la prima volta come comunità facciamo sentire la forza della nostra fede a questa sorellina oggi battezzata e diciamo insieme: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Doniamoci un gesto di pace. Amen.
Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé i peccati del mondo. Numero 262, sentimento. Thank you.
seduti, vi prego, ascoltate bene la testimonianza di stamattina. Buongiorno a tutti, sono Andrea, ho 31 anni e sono di Taranto. Buongiorno, innanzitutto grazie per l'opportunità di essere qui, tantissimi auguri per la bambina. Niente, faccio parte dell'associazione Onlus Nuovo Orizzonti, fondata da Chiara Mirante. Niente, noi siamo una comunità che accoglie ragazzi di strada, ragazzi con dipendenze, ragazze madri. Siamo più di 10 centri in tutta Italia, 2 in Međugorje, 2 in Brasile. Siamo in parte sovvenzionati dai CERT, il resto viviamo di provvidenze, provvidenza che ci manda attraverso chi può. Ecco, io sono al Piglio, in provincia di Frosinone, da circa 2 anni. Mi ha accolto Tommaso Collella, che è un vostro compaesano, che è qui con me oggi. E niente, io sono cresciuto in una famiglia semplice, normale, ho sempre lavorato, una bambina di 2 anni e mezzo, all'incirca verso 6 mesi, dopo un paio di mesi appunto al battesimo, dopo tanti problemi con la madre ho dovuto allontanarmi da lei, andarmene via. Mi sono rifugiato nella mia famiglia, ho chiesto aiuto alla mia famiglia, però questo distacco per me non è stato, è stata una tragedia. Da quel momento non me l'ha fatta più vedere né a me, né ai miei genitori, né a mio fratello. Per queste difficoltà non l'ho affrontata nella maniera più giusta. Mi sono rifugiato nell'alcol e nella droga e per me ero morto. Continuavo a lavorare ma ero disperato. Ho chiesto aiuto a questa nuova realtà che per me è una nuova famiglia, nuovi orizzonti. Mi hanno accolto, mi hanno ascoltato, mi hanno capito, non mi hanno giudicato. Piano piano mi sono di nuovo dato speranza, mi hanno insegnato a leggere il Vangelo che ora non posso più farne a meno e piano piano dopo tante sofferenze e dopo tanti pianti, perché proprio oggi mi trovo a testimoniare con tanti bambini e anche a me, per me era una tragedia ogni volta, però sono arrivato a un punto in cui sono passati 2 anni che non so nulla di mia figlia, forse mi sono perso poco le cose più belle, la prima parola dei miei passi. Però sono arrivata a trovare una felicità, un benessere, una pace, una libertà che solo il Signore è riuscito a darmi dopo tanti sacrifici, dopo tanti impegni, dopo tante testimonianze per Roma, da Avellino, evangelizzazione per strada, per le spiagge. Ho incontrato anche persone che con un solo abbraccio, persone semplici, famiglie semplici, con un solo abbraccio si sono messe a piangere perché c'è tanta solitudine, ci sono tante difficoltà che magari nascondiamo. Ecco, noi il messaggio che voglio mandare oggi è di c'è sempre una speranza, c'è sempre una speranza a tutto. La settimana prossima scendo a casa e inizio questo percorso con gli assistenti sociali per vedere mia figlia e poi domani essere anche io ammessa qui con mia figlia a giocare con gli altri. Questo è un obiettivo che ci ho sempre creduto e con la fede ci sono arrivato. Ecco, per chi ci vuole conoscere meglio, noi abbiamo dei banchetti nella chiesa, ma siamo anche nella casetta in piazza e vi ringrazio per l'ascolto perché per me e per noi è molto importante. Grazie, auguri ancora. Questa realtà di Nuovi Orizzonti è una profezia del tempo moderno. E proprio come avete sentito, è una profezia di speranza per tanti giovani che l'hanno smarrita e che grazie a chi ama, Chiara Mirante è una che ama, e questo amore fa i miracoli che stamattina abbiamo visto ancora una volta. Questo è l'appuntamento che noi ripetiamo spesso, ci siamo legati non perché ci sta Tommaso, quella è l'ultima. L'ultima cosa che ci lega a Nuovi Orizzonti, anche per lui certamente, però sapendo il bene che fanno questi fratelli e queste sorelle, grazie all'ispirazione dello Spirito Santo che ha illuminato questa donna semplice, umile e meravigliosa nello stesso tempo. Preghiamo. La partecipazione a questo sacramento che a noi pellegrini sulla terra rivela il senso cristiano della vita, ci sostenga, Signore, nel nostro cammino e ci guidi ai beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi. Per l'intercessione della Vergine Immacolata ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, è Figlio e Spirito Santo. Un avviso alla comunità. Nel giorno dell'Immacolata, perciò avete visto quest'anno, c'è questa novità, eh? Sono 60 anni da quando qui a Carri, in una maniera molto solenne, furono festeggiati 100 anni delle apparizioni di Lourdes. Quest'anno sono 160 anni. Allora noi vogliamo ricordare quel momento forte che hanno vissuto i nostri padri 60 anni fa. Forse qualcuno di voi più anziano era giovanottello, signor Imella, c'era. Allora la sera dell'Immacolata, alle 6 di sera, la messa la celebra Don Salvatore, che allora c'era. E subito dopo faremo una piccola fiaccolata qui dalla chiesa alla chiesa di Santa Teresa. Se voi ricordate che cosa c'è la statuina dell'Immacolata di Lourdes sulla facciata e c'è una targa che ricorda proprio quello che è avvenuto 60 anni fa. Noi vogliamo rinvertire per rafforzare la nostra fede. Glorificate il Signore con la vostra vita, buon anno liturgico. Prendiamo grazie a Dio.